Buongiorno, buonasera e benvenuti sulla Guerra Grande, il podcast sulla Prima Guerra Mondiale. Episodio 18. La battaglia delle frontiere, parte 1. Mentre a Liegi i belgi col loro sacrificio erano riusciti a rallentare l'attacco tedesco, molto più a sud al confine fra la Germania e la Francia le cose andavano molto diversamente. Il piano 17 di Joffre era quasi pronto grazie alla rapida mobilitazione dell'esercito francese. Il grosso delle forze armate di Joffre avrebbe attaccato l'Alsazia e la Lorena, liberando i territori persi nella guerra del 1870, mentre altre truppe francesi sarebbero rimaste in riserva in attesa di comprendere l'entità delle forze germaniche che stavano invadendo il Belgio. I primi scontri cominciarono in Alsazia, a nord del triplice confine fra Francia, Germania e Svizzera. All'epoca la frontiera correva lungo la catena dei Vosgi, una zona di bassi rilievi boscosi che raggiungono un'altezza massima di 1400 metri circa. Nei Vosgi si era concentrata la prima armata francese, agli ordini del generale Duval. Gli uomini erano impazienti e ottimisti e non vedevano l'ora di combattere contro i tedeschi, sconfiggerli e issare il tricolore francese nelle principali città dell'Alsazia: Strasburgo, Colmar e Mulhouse. Le ricognizioni degli aeroplani francesi avevano appurato che le truppe tedesche che difendevano l'Alsazia erano molto poche, tanto che uno dei generali di corpo d'armata di Duval, tale Bonneau, pensò che effettivamente potesse trattarsi di una trappola. Bonneau rese partecipe Duval dei suoi dubbi, ma il comandante della prima armata fu perentorio. Occorreva iniziare le operazioni il prima possibile, così come intendeva Joffre. Duval credeva nelle potenzialità del piano 17 e, come Joffre, era convinto fino in fondo della dottrina militare francese, quella dell'offensiva d'oltranza, sulla quale credo sia opportuno spendere qualche parola per capire cosa accadrà nel prossimo mese di guerra. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, il comando militare francese stava ancora digerendo l'umiliazione del 1870 e l'esercito venne pervaso da una ondata di riformismo. A cambiare profondamente fu la maniera dei comandanti riformisti di intendere il combattimento. Secondo loro, una delle cause della sconfitta da parte dei prussiani era stata l'attendismo e la fiducia nella potenza di fuoco, che avevano reso, secondo loro, i soldati francesi timidi e poco propensi a prendere l'iniziativa. Considerando ciò, le forze armate francesi avrebbero dovuto riorganizzarsi in maniera contraria, esaltando quindi lo spirito offensivo e la ricerca dell'iniziativa. La dottrina dell'offensiva d'oltranza, in francese offensiva outrance, venne teorizzata e formalizzata con la pubblicazione nel 1913 dei nuovi regolamenti tattici operativi distribuiti a tutti gli ufficiali e i soldati. La nuova dottrina prevedeva che le truppe francesi avrebbero dovuto cercare sempre l'iniziativa nel confronto col nemico, anticipandone le mosse e attaccandolo sempre frontalmente, ingaggiando il grosso delle sue truppe per annientarlo velocemente e risolutivamente, prima che quest'ultimo avesse modo di prepararsi. Nella pratica, la fanteria francese sarebbe stata addestrata a una enorme mobilità e a grandi attacchi frontali alla baionetta che, nella mentalità degli ufficiali oltranzisti, avrebbero dovuto spazzare via dal campo di battaglia i nemici, anche grazie a una presunta superiorità morale del soldato francese, secondo la filosofia nazionalista che tanto aveva attecchito nell'Europa di quel tempo. Joffre e i suoi ufficiali credevano fermamente che il soldato francese fosse per natura coraggioso e risoluto e che il suo grande spirito offensivo avrebbe avuto la meglio sul soldato tedesco, ritenuto inferiore su tutti i punti di vista. Vi starete rendendo conto che in questa teoria militare c'è ben poco di pragmatico e tanta filosofia spicciola. Questa filosofia spicciola aveva alcuni capisaldi teorici. Il primo era che il soldato francese fosse votato al sacrificio e in grado di sobbarcarsi senza problemi le incombenze della guerra. Il secondo era che esso fosse dotato di élan, slancio offensivo, che lo avrebbe spinto all'assalto con aggressività,
e di Khan, coraggio indomito. L'attacco alla baionetta sarebbe stato un attack brusque, un attacco improvviso e violento, ispirato anche dalla retorica del furor gallicus, il furore gallico che gli antichi romani attribuivano ai loro nemici galli. Secondo questa nuova dottrina, attaccare sempre era sacrosanto e il concetto di difesa veniva considerato quasi una bestemmia. Per i francesi che sostenevano la dottrina dell'offensiva ad oltranza, la guerra era, molto romanticamente, uno scontro di volontà e, secondo loro, quella del soldato francese era chiaramente la più forte. L'effettiva potenza di fuoco delle armi moderne, soprattutto della mitragliatrice, venne largamente ignorata. Tanto che nei manuali tattici operativi c'era scritto che il soldato francese poteva arrivare addosso con la baionetta a quello tedesco in 20 secondi fra un colpo di fucile e l'altro, una pura illusione. Vorrei porre però l'accento su un punto. Noi oggi, a più di 100 anni di distanza da questi avvenimenti, sappiamo benissimo come andò. E quindi possiamo giudicare ottuse e ridicole, magari, le strategie e le tattiche del generale Joffre. All'epoca però non era così. Joffre era molto popolare presso l'opinione pubblica francese e così rimase anche dopo la fine della Battaglia delle Frontiere, il termine con cui gli storici definiscono la serie di scontri che racconterò in questo e nei prossimi episodi e che culminarono in una tremenda disfatta francese. Anche dal punto di vista dell'armamento, l'esercito francese preferì concentrarsi sulla mobilità. Ad esempio, nonostante possedesse una mitragliatrice di buona qualità, la Saint-Étienne, quest'arma non godeva della fiducia degli ufficiali, che la ritenevano troppo ingombrante per seguire i veloci spostamenti della fanteria francese. Un'ottima arma che la Francia aveva a disposizione e che era particolarmente apprezzata era invece il famoso cannone a tiro rapido da 75 mm, il suo Saint-Quentin, che aveva dalla sua una grande mobilità grazie al peso contenuto, ma soprattutto un impressionante ratio di fuoco, essendo capace di sparare addirittura un massimo di 30 colpi al minuto, senza dover essere riposizionato dopo ogni sparo, grazie all'ingegnoso sistema di rinculo pneumatico. Questo tipo di artiglieria campale godeva di una breve gittata, ma era perfetto per un esercito che aveva fatto del movimento e della rapidità la propria filosofia. Nonostante queste modernissime armi, i soldati francesi entrarono in guerra nel 1914 indossando ancora le vistose divise del XIX secolo, con i pantaloni rossi e la giubba blu. Si trattava di divise non molto diverse da quelle dei soldati francesi che combatterono in Lombardia nel 1859 agli ordini di Napoleone III durante la Seconda Guerra d'Indipendenza italiana. Nonostante tutti gli eserciti stessero adottando uniformi di colore che permettessero un certo livello di mimetizzazione, il comando, i politici francesi, ma anche l'opinione pubblica, non misero mai in dubbio la divisa rossa e blu, considerata un simbolo nazionale fra i più importanti. Addirittura, quando si propose di sostituirla con una divisa meno appariscente, il ministro della guerra si oppose dichiarando «Jamais, les pantalons rouges, c'est la France!» Ovvero, mai il pantalone rosso è la Francia. A livello numerico, l'esercito francese era piuttosto consistente. Prima dello scoppio della guerra era composto da circa 80 divisioni, 700.000 uomini che, con la rapidissima ed entusiastica mobilitazione, diventarono 1.300.000. Dopo questa doverosa premessa sull'esercito francese e sulla dottrina dell'offensiva ad oltranza, torniamo in Alsazia. Sostenendo il primato dell'iniziativa dell'esercito francese, Duval ordinò a Bonneau di attaccare subito. Nella notte tra il 6 e il 7 agosto, mentre Ludendorff stava per impadronirsi di Liegi, il settimo corpo d'armata di Bonneau scavallò i Vosgi e in una splendida alba d'agosto i soldati francesi videro davanti a loro, dalla sommità delle alture, la tanto agognata Alsazia, che secondo la propaganda francese attendeva solo il loro ritorno, nonostante fosse una regione di lingua mista, francese e tedesca. L'Alsazia era una regione storicamente ed etnicamente complessa. Per tutto il Medioevo e fino al XVII secolo era stata parte integrante del mondo germanofono.
Dopo le guerre del Seicento, con cui la Francia di Luigi XIV impose il proprio dominio sull'Europa centrale, la regione venne annessa al regno francese e subì un lento ma progressivo processo di francesizzazione, linguistica e culturale. Dopo 2 secoli di controllo francese, l'Alsazia era sentita come una parte integrante del paese, nonostante la presenza di una cospicua comunità germanofona. E quindi, quando il territorio venne annesso alla neonata Germania nel 1870, dopo la fine della guerra franco-prussiana, la sua perdita colpì nel vivo i sentimenti dei nazionalisti francesi. Per questo motivo, i soldati della République erano entusiasti e non aspettavano altro che l'ordine di Bonneau per attaccare. Il primo combattimento avvenne nella cittadina di Altkirch, immediatamente oltre il confine tedesco di allora. La 27esima brigata, parte del 7° corpo d'armata di Bonneau, alle 5 di mattina, applicando alla regola la dottrina dell'attacco ad oltranza, attaccò alla baionetta la piccola guarnigione tedesca e la sbaragliò, impadronendosi della cittadina dopo 6 ore di scontri, al costo di un centinaio di uomini fra morti e feriti, mentre un'altra fonte parla solo di morti. Lo scontro ad Altkirch fu il primo vero combattimento fra francesi e tedeschi della Prima Guerra Mondiale. Bonneau rimaneva sempre sul chi va là, aspettandosi di essere caduto in una trappola, e si insospettì per la facilità della vittoria, e cautamente decise di non avanzare subito verso la prima grande città alsaziana, Mulhouse, 20 km più a nord. Il quartier generale, invece, era entusiasta, e Joffre Duval ordinarono a Bonneau di avanzare immediatamente verso Mulhouse, senza perdere tempo. Il sospettoso generale obbedì. E l'8 agosto entrò in città senza sparare un colpo. Infatti, la guarnigione tedesca si era ritirata un'ora prima. Quando la popolazione francofona di Mulhouse si rese conto che l'esercito francese stava entrando in città, la gioia esplose. I soldati vennero accolti dalla popolazione festante che offriva tabacco e cioccolata ai fanti e rimaneva estasiata alla vista dei corazzieri francesi, le unità di cavalleria pesante dotate di una robusta corazza che scintillava nel sole di agosto, almeno così riportano le testimonianze su quel giorno. Sui muri della città appena liberata venne appeso un proclama che Joffre aveva fatto stampare nei giorni precedenti e che era anche stato sganciato nella zona sotto forma di volantini da degli aerei francesi. Il proclama del capo di stato maggiore riportava: "Figli d'Alsazia, dopo 42 anni di dolorosa attesa, i soldati francesi camminano nuovamente sul suolo della vostra nobile terra. Sono i primi fautori della grande opera della rivincita. Che emozioni e che orgoglio per loro! Per completare quest'opera hanno sacrificato le loro vite. La nazione francese li incita in maniera unanime. E fra le pieghe della loro bandiera sono scritte le parole magiche: diritto e libertà. Viva l'Alsazia! Viva la Francia!" Firmato il comandante in capo delle forze armate francesi, Joffre. Nonostante la grande gioia per la conquista di Mulhouse, Bonneau rimaneva sospettoso del comportamento dei tedeschi e della facilità con cui le cose erano andate in quei giorni. I cittadini di lingua tedesca sembravano sospettosi e non molto contenti degli avvenimenti. E, come potete immaginare, il generale aveva ragione a essere in ansia. I tedeschi non erano degli sprovveduti e si erano ritirati attorno a Mulhouse per riorganizzarsi e progettare la controffensiva. L'armata tedesca che difendeva l'Alsazia era la settima, agli ordini del generale von Heringen, che nel piano Schlieffen aveva una parte da interpretare ben precisa. La settima armata avrebbe fatto finta di arretrare per favorire la penetrazione dei francesi in Alsazia e distogliere quindi l'attenzione dal grosso dell'esercito imperiale che stava penetrando invece in Belgio. Lasciati entrare i francesi a Mulhouse, era arrivato il momento di passare al contrattacco. La mattina del 9 agosto, la fanteria tedesca uscì dai boschi e contrattaccò con vigore i francesi a nord e a est di Mulhouse. Per quanto decisi, però, gli attacchi tedeschi verso Mulhouse erano piuttosto scoordinati, anche a causa dello scarso addestramento delle truppe.